5 marzo uscirà fuori un governo nazionale diverso. Dopo ben 7 anni di governi tecnici, larghe intese, finalmente avremo un governo eletto dal popolo che sarà un governo di centrodestra. E noi contiamo in Calabria di fare un grande salto di livello che ci permetterà di eleggere un senatore. Matteo Salvini è capolista, ma è capolista in molti altri collegi, quindi Tilde Minasi può essere una senatrice che rappresenterà questa regione a Roma. Ed è molto importante perché bisogna rompere l'isolamento politico in cui la sinistra ha precipitato questa regione a Roma. Bisogna rilanciare i motivi, gli interessi della Calabria, perché questa giunta di centrosinistra ha dimostrato il totale abbandono. Siamo sostanzialmente su due fatti principali. Primo, un meridionalismo non basato sul clientelismo o sull'assistenzialismo. Il meridionalismo che noi portiamo avanti è quello dell'autonomia, è quello di far crescere classi dirigenti locali, è quello di fare in modo che il Mezzogiorno possa avere un suo modello di sviluppo. L'altro aspetto decisivo è quello europeo. L'Europa ha tradito il Mezzogiorno con i fondi strutturali che è spesso difficile utilizzare, spendere, l'ha tradito col patto di stabilità. Noi dobbiamo rompere i vincoli di Bruxelles, rompere i diktat di Bruxelles che impediscono lo sviluppo dell'Italia, in particolare del Mezzogiorno. Riccardo Tripepi per la CNews 24.